È la prima puntata 2015 di Ascombelluno Notizie. Bentrovati in questo primo appuntamento dell'anno nuovo con la rubrica di approfondimento di Confcommercio Imprese per l'Italia a Belluno. Ci occuperemo di D'inverno a tavola, rassegna enogastronomica arrivata alla 25esima edizione. Ci occuperemo anche dei distretti del commercio e del mercato dell'auto. Per cominciare D'inverno a tavola, lunedì 12 gennaio è stata presentata la rassegna che ha tagliato il traguardo del quarto di secolo di vita. Ha preso il via lunedì 12 gennaio la 25esima edizione della rassegna D'inverno a tavola, iniziativa proposta da Confcommercio Belluno in sinergia con la strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti bellunesi. Saranno 10 le serate che in altrettanti locali saranno legate da un filo conduttore di particolare interesse, quello della Grande Guerra, nel centenario dell'entrata nel conflitto dell'Italia. Questa iniziativa, che è una straordinaria iniziativa che tocca quest'anno i suoi 25 anni, mi piace ricordare che è un'iniziativa che nasce all'interno della Confcommercio di Belluno e nasce all'interno di questa grande tradizione enogastronomica che ha il bellunese. Quest'anno una decina di ristoratori che hanno condiviso la riproposizione di questa bellissima iniziativa e che hanno voluto dedicarla alla Grande Guerra. Io, avendo in questo mondo della ristorazione degli amici veri, ho appunto condiviso con loro questo desiderio di ricordare ogni sera con una piccola iniziativa i 100 anni della nostra guerra mondiale e quindi cominceremo il prossimo 23 gennaio al ristorante La Baita da Walter de Cassan a Livinallongo con una piccola chicca che appunto vuole rendere omaggio ai combattenti di tutte le guerre che, come dice la locandina, di stenti e di fame sono morti. È un bel segnale, mi pare, che oggi noi che possiamo sederci attorno a un tavolo ricordiamo quelli che si sono seduti attorno ad altri tavoli un secolo fa. Il piatto tipico che verrà presentato a ogni serata sarà la zuppa, una scelta in linea con il tema generale della rassegna. La zuppa in fondo è proprio un piatto di quando la gente non aveva molto da mangiare. La zuppa la si faceva con quello che c'era. Noi ricordiamo una bellissima pagina di Mario Rigoni Stern che ricorda come la zuppa in Russia la si facesse con la suola delle scarpe. Quindi la zuppa oggi, che è diventata un piatto sofisticato, un piatto elaborato, vuole proprio unire in un secolo di storia il ricordo di questo piatto che nasce come un piatto semplice e che oggi appunto è diventato un piatto ricco. Gastronomia e turismo, un binomio che D'inverno a tavola intende rafforzare. Noi sappiamo che oggi il turismo viaggia su due grandi filoni. Uno è quello culturale e noi lo abbiamo in provincia. Guardiamo Feltre, guardiamo Belluno, i centri minori, le chiesette rupestri che sono molto belle. E uno è il turismo gastronomico. Bene, questo è il trionfo del turismo gastronomico. E avendo ormai una certa età e avendo visto tutte queste manifestazioni dal numero uno, posso dire una cosa, che ogni anno sono cresciute di qualità. E ci avviciniamo veramente a un livello di eccellenza molto molto elevato. Quindi grazie ai ristoratori, grazie anche se lo dico io all'Ascom Confcommercio, perché questo aiuta tutto il territorio. La vernice della rassegna D'inverno a tavola è avvenuta al ristorante Antica Locanda Cappello di Mel. Di proprietà della famiglia Bresolin, è uno dei locali storici della gastronomia e dell'accoglienza bellunesi. Flavio Reffo ne illustra le proposte. Dopo l'antico successo che parte dal 1730 della Locanda Cappello e dopo la sua chiusura per qualche anno, circa 4, per i grandi restauri che sono stati fatti sia nel palazzo che in tutte le sale per la disponibilità, abbiamo pensato di riproporre alcune serate importanti, fra le quali questa che mi sembra il 25esimo anno di una rassegna importante per la provincia di Belluno, e vogliamo affrontare proprio queste tematiche, fare delle serate che abbiano senso nel nostro territorio. Noi ci teniamo che la Sinistra Piave abbia un'importanza nell'arte, nella cultura e nel cibo. Di fatto è una valle meravigliosa che sfocia nella pianura padana con delle cose magnifiche.
Poi il Piave ha una sua storia e quindi noi ci siamo messi di buzzo buono a promuovere questa storia. Questa serata serve anche per questo. Abbiamo ristrutturato il palazzo con delle scelte importantissime, proprio per dare vita anche oltre al ristorante che dal 1730 si fa onore, anche a delle suite, delle camere e una meravigliosa enoteca che dà la possibilità di trovare del cibo con una certa qualità e a un prezzo giusto. Le nostre intenzioni sono quelle di creare quello che è stato in passato l'antica locanda cappello. Per quanto riguarda D'Inverno a Tavola, dopo la vernice all'antica locanda cappello di Mel, la rassegna proseguirà il 23 gennaio alla baita di Livigno al Longo, il 30 gennaio allo chalet Pino Solitario di Vigo di Cadore, il 6 febbraio al ristorantino La Gioia di Feltre, il 20 febbraio alla taverna di Belluno, il 27 febbraio alla Baita L'Arte di San Gregorio nelle Alpi, il 6 marzo alla Trattoria L'Oasi di Limana, il 13 marzo al ristorante Cianzia di Borca di Cadore. Conclusione il 20 marzo alla Ziria Monaco Sport Hotel di Santo Stefano di Cadore. Non mancherà ad ogni serata il tradizionale concorso Chef per un piatto. Ed ora ci occupiamo di un progetto che riguarda Belluno, Ponte nelle Alpi e Feltre. I comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Feltre insieme per un progetto di costruzione del distretto del commercio che, finanziato dalla regione con 800.000 euro, vuole assumere il ruolo di incubatore di uno sviluppo dell'offerta in modo sinergico e finalizzato al recupero di economie e capacità competitive, valorizzando il commercio urbano e dei centri storici e la crescita della capacità di attrazione del territorio del Parco delle Dolomiti. Il commento di Luca Dal Pozzo, direttore di Confcommercio Belluno, e di Valerio Tabacchi, assessore al turismo e alle attività economiche e produttive del Comune di Belluno. L'approvazione del bando sui distretti del commercio è stato per noi un motivo di soddisfazione, in quanto soprattutto per quanto riguarda il distretto dei borghi delle Valli Dolomitiche, che riunisce Belluno, Feltre e Ponte nelle Alpi, si è trattato di ragionare in maniera nuova secondo dei dettami della nuova legge che ripercorrono l'esperienza positiva già avviata in Lombardia. Ora all'interno di questo programma c'è un vasto aggregato di iniziative sia di animazione sia di rinnovo infrastrutturale della parte pubblica, quindi dei luoghi della città dove il commercio si svolge ed è elemento vitale, sia degli stessi negozi e attività commerciali che in queste città insistono in una maniera coordinata, unitaria, positiva e che si muove appunto nella logica di valorizzare il commercio come aggregante e come motivo di vitalizzazione dell'intero comparto urbano. Certamente questo da solo non potrà essere risolutivo e il tutto riposa sulla collaborazione tra soggetti pubblici e operatori privati e richiederà comunque la necessità di avere una visione coerente da parte degli enti pubblici per far tornare le famiglie all'interno delle città e quindi valorizzare quello che è il contesto normale delle nostre valli, delle nostre città stesse. È possibile, i fondi ci sono, le idee ci sono e anche un certo entusiasmo di fronte a un modo rinnovato di concepire le nostre città anche nell'ottica della valorizzazione del suolo e del non spreco di suolo che è alla base di altre proposte che giacciono in Consiglio regionale ma anche a livello nazionale. Si tratta di un progetto molto importante, non solo per gli 800.000 euro che ovviamente danno una bella boccata d'ossigeno ai bilanci dei tre comuni coinvolti e che aiutano soprattutto a mettere in piedi tutta una serie di azioni che saranno rivolte ovviamente al miglioramento del servizio e del sistema commercio complessivo dell'area, ma è principalmente un progetto importante perché fa finalmente lavorare insieme tre realtà come Ponte, Belluno e Feltre,
ci aiuterà fondamentalmente nel mettere insieme una prima politica di marketing comune fra queste tre realtà commerciali, ed ovviamente riuscirà anche, per una serie di azioni specifiche rivolte ai tre centri storici di queste tre importanti destinazioni della provincia di Belluno, riuscirà ad aiutarci appunto a mettere in piedi delle azioni concrete. Per quanto riguarda Ponte nelle Alpi, i lavori saranno soprattutto legati a quello che è lo spostamento, l'allargamento della sede del mercato settimanale. Feltre invece lavorerà soprattutto sull'accessibilità del centro storico e sulla sua mobilità, quindi sull'opportunità di fatto di una mobilità dolce, e quindi di avere un centro che sia ovviamente anche attrattivo dal punto di vista turistico. Idem diciamo per Belluno, nel senso che ovviamente la nostra è intanto una seconda edizione di un bando che ci ha già portato a fare importanti investimenti sia sul piano marketing che sulla parte diciamo di infrastrutture per migliorare i servizi di accessibilità del centro storico, e con questo secondo bando vogliamo invece fare un passo in più, un passaggio in avanti, su riuscire a riportare quello che sono diciamo i consumatori bellunesi a fare acquisti all'interno del centro storico. È importante quindi, per riuscire a cercare di fidelizzare, tutte le azioni che metteremo in piedi saranno rivolte sia ad attrarre diciamo investitori e nuovi negozianti all'interno dei negozi sfitti oggi in alcune zone centrali di Belluno, ma ovviamente attrarre anche visitatori, siano essi turisti o consumatori bellunesi da fidelizzare all'interno di quello che sono le botteghe del centro storico. Lo faremo cercando di abbellire ovviamente quello che è il tessuto commerciale, quindi saranno molte le opere ovviamente legate alla sistemazione di alcune piazze e l'abbellimento di alcuni contorni, diciamo, di alcuni spazi a contorno rispetto all'offerta commerciale, ed ovviamente anche con alcune politiche di marketing e soprattutto di eventi che riescono, sono riusciti in questi anni, ma che sempre di più dovranno anche nei prossimi mesi, riuscire ad attrarre anche flussi di visitatori da fuori. Per chiudere, il bilancio del 2014 dell'auto. Abbiamo sentito il presidente del sindacato degli autoconcessionari bellunesi, Andrea Rova. In attesa dei dati ufficiali, che a giorni dovrebbero essere diramati, è comunque già possibile in questi primi giorni dell'anno fare un'analisi, seppur parziale, dell'andamento del mercato dell'auto nel 2014. Annata da definirsi senza infamia e senza lode, lo spiega il presidente del sindacato autoconcessionari di Confcommercio Belluno, Andrea Rova. Il 2014 si è chiuso con un incremento su base nazionale del 4,2%, ovvero i 1.350.000 veicoli immatricolati nel 2014 sono qualcosina in più del 2013. Purtroppo sono ancora un 3% in meno rispetto al 2012, che comunque è stato un anno abbastanza duro, se non il più duro, da 30 anni a questa parte. In pratica siamo tornati a un mercato automobilistico degli anni 70, però con una situazione sociale ed economica ben diversa dagli anni che furono del boom. Il grosso delle immatricolazioni sono state fatte dalle società di autonoleggio. Vuol dire che sia il comparto dei privati che quello del cosiddetto business, o quelli veicoli commerciali leggeri, stenta un po' a ripartire. Questo fa sì che la filiera dell'automotive, che in Italia raccoglie 1.200.000 lavoratori, avrà di fronte ancora un periodo brutto di crisi e licenziamenti. Come imprenditore non posso altro che dire di essere ottimista, e sperando che nel 2015 ci sia da parte del governo e delle istituzioni un'attenzione maggiore rispetto a un comparto che è il secondo in Italia come gettito dopo l'edilizia, facendo sì che ci sia una defiscalizzazione delle auto aziendali. Questo comporterebbe una spinta che c'è già stata negli altri paesi europei, riportando così i valori a 1.600.000-1.700.000 veicoli venduti, che farebbero sì di uscire dalla crisi, generando un volano per tutta l'economia del paese. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Grazie per averci seguito. Ascom Belluno Notizie ritorna tra 15 giorni. Arrivederci.